undicesima edizione della Fiera dell'Eccellenza. Arianna Lo Russo, organizzatrice e anima di questa manifestazione, sta andando molto bene. Sì, direi proprio di sì, visto che comunque nei giorni passati c'è stata una grossissima affluenza. Novità di questa undicesima edizione? Molte novità, come ho già elencato in fase inaugurale, che non sono altro che le offerte proposte proprio dalle aziende stesse partecipanti. Sempre di grande interesse l'area dedicata al mondo dei matrimoni. Sì, infatti abbiamo dedicato proprio anche questa zona molto suggestiva per quanto riguarda sia le strutture ma anche quello che è tutto il contesto per quanto riguarda il matrimonio, quindi se è una coppia o anche qualcuno che comunque deve realizzare un evento che può essere l'anniversario, un compleanno, qualsiasi cosa, può sostare in questa zona. Grande spazio come sempre anche all'arredamento. Sì, difatti ci sono diversi artigiani e abbiamo anche dei rivenditori di grossi marchi italiani, dove comunque nella fiera stanno comunque facendo delle proposte vantaggiose. Vogliamo farci anche un giro in questo stand qua, che è molto particolare. Oltre a proporre cose artigianali, lui ha dei marchi, come dicevo, abbastanza importanti. Scusate, togliamo le sedie. Ed allora visitiamo questa casa. La domanda nasce spontanea, ma quanto è difficile organizzare tutto questo, mantenere i contatti, i rapporti, accontentare tutti? Penso che comunque in ogni lavoro ci siano delle difficoltà, però se le cose comunque vengono affrontate con tenacia e con passione, qualsiasi cosa può essere affrontata. Sicuramente è difficile, sì, ma non impossibile, ecco. Abbiamo anche artigianato tunisino. Sì, tunisino, c'è anche artigianato francese. Lui è un ragazzo che comunque viene direttamente dalla Tunisia e sempre... molto particolare, diciamo, comunque con i bambini ci sa fare, gli dà anche dei vasi in regalo, affronta un bel viaggio per venire qua in Fiera dell'Eccellenza. Ed eccoci nella zona dei giardini, che è un po' il fiore all'occhiello, il caso di dirlo, di questa undicesima Fiera dell'Eccellenza. Sì, difatti qua ci sono diversi vivai partecipanti, circa una quindicina, e hanno davvero realizzato qualcosa di meraviglioso, creato, simulato quello che sono i giardini, gli antichi giardini di Babilonia. Allora, noi ora daremo un'occhiata ovviamente a tutti i giardini, ho visto delle cose splendide. Intanto ricordiamo l'appuntamento, la Fiera dell'Eccellenza resterà aperta sino... Sino al 3 maggio, nei giorni feriali dalle 16 alle 22, nei giorni festivi dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 22, con la possibilità di restare a pranzo nella zona gastronomica.